Lele Panizza, 57 anni, ex giocatore dei Grigi, muore nell'incendio che si è sviluppato ieri sera nella sua casa di Valmadonna. La causa, un cortocircuito di una stufetta elettrica. 10 anni di maltrattamenti in famiglia, terminati grazie alla figlia che lo denuncia ai carabinieri. Chiama i militari per aiutare la madre colpita violentemente. L'uomo era stato denunciato già 3 volte. In Cittadella sventola, in Cittadella d'Alessandria, sventola il tricolore in onore anche alle vittime del Covid. Ieri era la ricorrenza dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Rapporti Italia ed Europa, ieri se ne è parlato in un convegno a Cherasco, presente anche l'ex ministro Letizia Moratti. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, tragedia ieri sera a Valmadonna dove è morto Emanuele Panizza, l'ex calciatore dei Grigi. Tanti messaggi di cordoglio che si leggono sui social da parte di amici e colleghi. Le forze dell'ordine ora sono sul posto per cercare di ricostruire l'accaduto. Sembra che le fiamme siano scaturite da un cortocircuito di una stufa elettrica. Naturalmente ancora la dinamica non è precisa. I particolari nel servizio di Beatrice Augustaro. Era conosciuto da tutti come Lele, classe 1966, noto per aver giocato come difensore nell'Alessandria Calcio dal 1983 al 1988, collezionando 75 presenze e un gol. Non ce l'ha fatta Emanuele Panizza dopo essere rimasto gravemente intossicato nell'incendio divampato ieri sera nella sua abitazione a Valmadonna, in provincia di Alessandria, dove altre 2 persone sono state trasportate in ospedale a causa dell'incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate all'ultimo piano dell'edificio intorno alle 19 a causa di un cortocircuito provocato da una stufetta. È stata proprio la vittima in quel momento in casa a verificare il fatto dopo aver sentito un forte odore di bruciato. Una volta arrivato però sarebbe stato travolto da una grande massa di fumo e nel cercare di spegnere l'incendio è rimasto intossicato per poi perdere la vita pochi istanti dopo. Quando le forze dell'ordine sono arrivate insieme al personale sanitario hanno tentato di rianimarlo ma era troppo tardi. Panizza aveva 57 anni, oltre all'esperienza nei Grigi, aveva militato anche nella Valenzana dal 1995 al 2001 vestendo la maglia orafa per 166 volte. Nell'ultimo periodo poi si occupava dell'organizzazione di stage per giovani calciatori. I vigili del fuoco insieme ai carabinieri stanno ora continuando senza sosta le indagini per tutti gli accertamenti sul caso. 10 anni di maltrattamenti che sono terminati grazie all'intraprendenza della figlia appena maggiorenne che ha chiamato i carabinieri di Alessandria. I militari hanno arrestato il padre che aveva picchiato violentemente per l'ennesima volta la moglie. L'uomo che era già stato denunciato per 3 volte per reati simili ora si trova in carcere ad Alessandria. I fatti sono avvenuti a Masio. Da 10 anni aggrediva e maltrattava la moglie e la figlia, tanto da aver subito già 3 denunce. Ma nonostante le condanne di divieto di avvicinamento, l'uomo, un romeno di 50 anni, continuava ad aggredirle, complice anche il fatto che nonostante tutto la moglie avesse continuato a vivere con lui dopo un periodo di separazione. Questa volta è stata la telefonata ai carabinieri, fatta dalla figlia appena maggiorenne, a salvare la vita alla madre. La donna, all'arrivo dei militari, si trovava nella stanza al piano superiore, riversa sul letto, impossibilitata a parlare per una profonda ferita. Talmente. Comandante, voi vi siete trovati di fronte ad una scena del crimine piuttosto violente, così? Una scena sì, abbastanza violenta, perché i carabinieri della compagnia di Alessandria hanno tratto in arresto, in flagranza, un uomo considerato responsabile di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie e della figlia convivente. Quest'uomo aveva in più riprese utilizzato violenza nei confronti della moglie e nel momento in cui la pattuglia è intervenuta ha constatato effettivamente una scena molto difficile e la donna aveva subito delle lesioni che le rendevano anche difficile semplicemente parlare. L'uomo era già stato condannato per reati simili negli anni precedenti? Sì, l'uomo aveva già subito una condanna per reati analoghi 10 anni fa.
La figlia ha raccontato ai carabinieri che il padre era spesso ubriaco e che l'ennesima lite questa volta si era verificata in seguito ad una violenta discussione nella quale la madre era intervenuta per difenderla. Il marito l'avrebbe a quel punto colpita con violenza e ripetutamente con pugni in varie parti del corpo, anche con un manico di scopa. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere ad Alessandria. Aveva già subito 3 denunce per reati simili, sempre compiute ai danni della moglie, che poi per ritorsione e paura era ritornata a vivere con lui. E vigili del fuoco e carabinieri sono ancora al lavoro da ieri sera nel torrente Scrivia a Tortona per la ricerca di una persona che è stata segnalata. C'è stata una segnalazione da parte di una cittadina che ha detto di aver visto qualcuno che si stava gettando nel torrente. Le ispezioni si stanno concentrando anche nell'area compresa tra il ponte dello Scrivia e della stazione ferroviaria, ma al momento non ci sono ancora novità. Si celebra oggi in tutta Italia la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Una sfida, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stata vinta grazie allo sforzo di tutti. Ieri invece la ricorrenza dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, la cerimonia ad Alessandria, si è svolta questa mattina. Alessandra Della Canna. La mente tende a rimuovere il periodo della pandemia Covid che solo 4 anni fa ha stravolto l'esistenza di gran parte del pianeta. Sembra un periodo appunto lontano. Il ricordo però per tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta in molti è vivido e tramite la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid istituita oggi si vuole per l'appunto rendere omaggio a quelle vite tragicamente interrotte ed essere di conforto ai familiari che in quel funesto 2020 non hanno potuto rivedere un'ultima volta i loro cari. La prefettura di Alessandria, così come nel resto d'Italia, ha invitato le amministrazioni comunali a dare il proprio tributo a questa ricorrenza, con bandiere a mezz'asta sui municipi o sugli edifici pubblici, con messe celebrate per l'occasione o attraverso intimi momenti di raccoglimento e preghiera. La giornata è stata istituita formalmente con la legge numero 35 del 2021, ricorda il Ministero della Salute. La data è quella in cui nel 2020 i camion dell'esercito contribuirono alla rimozione delle centinaia di bare depositate al cimitero di Bergamo. Immagini che gelarono il sangue e che non è possibile dimenticare, anche se fortunatamente oggi gli esperti riferiscono di una situazione Covid con un andamento stabile e ampiamente sotto controllo. Sempre oggi un altro tricolore, questa volta svetterà e sventolerà in cittadella d'Alessandria in occasione della giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, che ricorreva ieri ma che è stata celebrata un giorno dopo dal Comune d'intesa con la Prefettura di Alessandria e le istituzioni locali. Emblematico e dal profondo significato storico il luogo scelto per l'evento pubblico di questa mattina. Nella cittadella militare, infatti, venne per la prima volta issato durante i moti del marzo 1821 il tricolore risorgimentale. La celebrazione, cui era invitata la cittadinanza, si è svolta alla presenza delle autorità locali, della Consulta Provinciale degli Studenti e delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma e delle scuole del territorio alessandrino. Dopo la cerimonia dell'alza bandiera e l'intervento dei rappresentanti istituzionali, è seguita l'esecuzione dell'inno nazionale a cura della civica banda musicale Giuseppe Cantone di Alessandria. È attraverso queste ricorrenze che si mantiene viva la memoria collettiva e si trasmettono alle generazioni i valori e i principi su cui si fonda la Repubblica Italiana, la Costituzione antifascista, l'inno di Mameli, il tricolore. Questi simboli rappresentano l'ideale di nazione unita e libera che ha animato il Risorgimento e la Resistenza. Anche Alessandria ha ospitato dopo Torino una serata per informarsi, confrontarsi e discutere dei rischi associati ai PFAS. L'obiettivo è quello di capire di più su questo problema e sollecitare le istituzioni a intervenire con misure efficaci. Proprio di questo si è parlato all'incontro organizzato venerdì al Porto dell'Idea ad Alessandria, un incontro che ha visto anche in questo caso la partecipazione di Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia, che ha presentato esposti
opposti alla magistratura sull'operato della Regione e degli altri enti pubblici. Le denunce sono state consegnate anche in procura ad Alessandria. Lei quanto pensa di essere informato sui PFAS? A zero, ho dovuto leggere un qualche cosa che mi ha dato un mio vicino di casa. Direi abbastanza. Non molto, infatti sono qui per capire. Siamo venuti per informarci meglio. Nel 2016 il Programma Nazionale di Tossicologia ha concluso che i PFOA e il PFAS sono considerati un rischio per la funzione del sistema immunitario sano negli esseri umani. Ricerche condotte su animali hanno dimostrato come possono causare cancro al fegato, ai testicoli, al pancreas e alla tiroide. Nel Veneto si è sollevata una grande preoccupazione per gli effetti sulla salute dei PFAS a causa dell'inquinamento presente in quelle zone, e venerdì sera allo spazio Porto delle Idee in via Verona ad Alessandria di Bifas si è parlato insieme proprio per cercare di informare di più la cittadinanza sulla situazione del territorio. Dai dati che ci hanno fornito gli enti pubblici esiste una contaminazione diffusa in questa regione, non solo perché qui è presente l'unico stabilimento che ancora produce queste molecole, ma anche perché in tanti comuni, anche nel torinese, sono presenti queste sostanze nell'acqua potabile. Ad esempio gli enti pubblici prima o poi dovranno spiegarci come mai il composto prodotto solo qui ad Alessandria è finito nell'acqua potabile di Torino. Abbiamo visto come nel caso del deposito di scorie nucleari, per cui il sindaco di Trino si era autocandidato ad ospitarlo, è stata anche l'attività della cittadinanza dei paesi interessati a spingere il sindaco a ritirare la candidatura. Si capisce ancora una volta di più, hanno detto gli organizzatori della serata, che la pressione con mezzi democratici di cittadini informati porta alla cura del proprio territorio. È pressing dell'indotto sui commissari straordinari ex Ilva, si chiede di fare chiarezza in merito al futuro di migliaia di famiglie. Proprio oggi le sigle USB dell'ex colosso siderurgico presenteranno al governo il pacchetto di proposte aggiornato per i lavoratori in amministrazione straordinaria, ma anche per consentire di alleggerire il bacino dei dipendenti che dovranno essere ancora impegnati nello stabilimento rispetto ad una produzione destinata a diminuire. Questo attraverso percorsi che accompagnino alla pensione, incentivi all'esodo per chi vuole andare via dalla fabbrica e magari dare vita ad un'attività imprenditoriale e al contempo riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante e lavori di pubblica utilità. Nello specifico si tratta dei dipendenti che non furono assunti da ArcelorMittal e che da oltre 5 anni sono in cassa integrazione straordinaria. Diverse sono state le testimonianze riportate dai lavoratori che hanno descritto quello che ha osservato Michele Altamura dell'USB di Taranto. In alcuni casi è un vero e proprio dramma legato all'incertezza del lavoro. Luisa Impastato, nipote del giornalista Peppino Impastato, assassinato dalla mafia nel 1978, ha preso parte ad Ovada alla cerimonia provinciale organizzata da Libera in occasione della giornata per la memoria delle vittime della mafia, che sarà replicata giovedì ad Alessandria con eventi collaterali in tutta la provincia. Sentiamo i particolari da Fabrizio Mattana. Ovada ha ospitato la giornata della memoria dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, organizzata dal coordinamento provinciale di Libera Alessandria. L'appuntamento presso il giardino della scuola di musica Rebora ha visto la partecipazione di Luisa Impastato, nipote del giornalista Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978, che aveva precedentemente incontrato gli studenti dell'Istituto Balbo di Casale Monferrato e che poi ha presenziato la cerimonia vadese con la lettura dei nomi delle oltre 1000 vittime della mafia. Molte voci si sono alternate ai microfoni per la lettura, alla presenza di autorità, associazioni, forze dell'ordine e soprattutto di numerosi giovani. Dopo la cerimonia, Luisa Impastato è stata accompagnata dal sindaco Paolo Lantero e dalla delegazione del presidio vadese di Libera intitolato ad Antonio Lardieri presso la piazzetta che l'amministrazione comunale aveva intitolato qualche anno fa a Peppino Impastato. La nipote Luisa è rimasta molto impressionata dall'iniziativa per dare risalto ad una persona che invece in molte zone della Sicilia sembra essere ancora molto divisiva. In occasione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, ha spiegato la coordinatrice provinciale di Libera Paola Sultana, in tutta la provincia sono state organizzate altre manifestazioni, racchiuse nell'evento 100 passi verso il 21 marzo. Sabato scorso a Casale Monferrato si è svolta la conferenza La memoria ritorna al presente, con il deputato e membro della commissione antimafia Davide Aiello e Luisa Impastato.
Giovedì in piazza Giovanni XXIII ad Alessandria alle 11 si ripeterà la cerimonia di lettura dei nomi. Lo stesso giorno a Novi Ligure gli studenti dell'Istituto Ciampini Boccardo si cimenteranno in una performance di racconti itineranti per le strade della città per condividere con la popolazione un messaggio importante. Sabato 23 marzo alle ore 9 presso l'Istituto Ascanio Sobrevo di Casal Monferrato, Memoria a Caccia di Verità, formazione sui beni confiscati con Cristina Caccia e Carlo Piccini. Infine giovedì 4 aprile alle 20.45 presso il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo avrà luogo l'incontro con i genitori di Claudio Domino, ucciso dalla mafia a soli 11 anni. Tavola rotonda a Cherasco per discutere il rapporto tra l'Italia e l'Europa in un contesto di cambiamenti e conflitti che vedono la necessità di ridisegnare l'approccio economico-industriale. Promosso dalla Fondazione Baravalle, l'incontro ha visto come principale relatrice l'ex ministro Letizia Moratti. Katy Porcetto. L'Europa sta cambiando e con essa si va via via trasformando anche l'asse che tiene insieme le istituzioni e l'economia su vasta scala. Un cambiamento dettato soprattutto dai conflitti attualmente in atto, ma anche da lacci imposti da Bruxelles, spesso codificati come lontani, da quell'inclusione che dovrebbe mirare alla sicurezza dei cittadini e allo sviluppo sia del commercio che dell'impresa. Temi toccati a Cherasco, nel Cuneese, dove la Fondazione Baravalle ha promosso un convegno dal titolo «L'industria fra l'Italia ed Europa, problemi, idee». Soluzioni, al quale hanno partecipato una settantina di imprenditori chiamati ad analizzare il delicato tema dell'economia regionale e nazionale nel contesto dei rapporti con le istituzioni sia italiane che europee. Sullo sfondo due mondi apparentemente opposti, il settore primario e quello secondario da un lato e l'apparato burocratico finanziario italiano e della comunità europea dall'altro. Gli obiettivi della Fondazione Baravalle sarebbero quelli di tentare di costruire, o meglio contribuire a ricostruire o riallacciare quel filo tra mondo delle imprese e mondo delle istituzioni che ultimamente sembra essersi un po' sfilacciato. Continuiamo ad assistere alle proteste degli agricoltori, che è comunque parte del settore produttivo, e vorremmo fare in modo che il settore delle imprese non arrivasse a quel livello di esasperazione tale da fare proteste così eclatanti. Presenti anche il prefetto di Cuneo, Fabrizio Triolo, il sindaco di Cherasco, Carlo Davico, a dialogare con gli imprenditori presenti, fra i quali anche il presidente del gruppo televisivo Lazio TV, Gol TV, Gianfranco Sciscione, è stata Letizia Moratti, tra i principali personaggi del nostro paese, che grazie al suo background può sicuramente considerarsi uno tra gli interlocutori di maggior prestigio ed incisività. Imprenditrice di famiglia, è stata ministro, presidente di banca, sindaco di Milano, una delle città italiane finanziariamente più rilevanti per la quale aveva portato l'Expo nel 2015. Un confronto con il territorio che tra Cuneo e Torino, un territorio importante, un territorio che vede un buon tasso di occupazione, una crescita dell'export, un territorio che ovviamente soffre anche di problematiche legate a infrastrutture che sono carenti. È importante quindi ascoltare la voce degli imprenditori, la voce dei territori, per poi attivare delle politiche che diano risposte concrete alle persone, ai territori, alle comunità. Una location non a caso, quella di Cherasco, inserita in un tessuto economico che meglio rappresenta indici di redditività positivi e che la giunta Cirio ha cercato di rilanciare non ultimo con la tratta finale dell'Asti Cuneo, ma anche con l'avvio dei progetti PNRR, molti dei quali focalizzati proprio su quest'area, sulla quale ormai da anni insistono aziende che dal Piemonte hanno allungato le proprie redditività a livello europeo. Il meeting si è concluso con la firma di un protocollo di amicizia, collaborazione e mutuo riconoscimento tra la Fondazione Baravalle, nata nel 2022 con scopi di solidarietà sociale, e l'Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale. E siamo in chiusura del nostro telegiornale. Vi ricordo che come sempre dopo di noi c'è la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. Dopo l'ennesima sconfitta rimediata al Mocagatta, l'Alessandria Calcio ha esonerato mister Marco Banchini. La squadra sarà guidata dal suo vice Jonathan Binetto, affiancato da Andrea Servili. Nella pagina sportiva rivivremo anche il passaggio in provincia della Milano-Sanremo, che ha attirato tanta gente lungo le strade, ma si parlerà anche di basket e di pallone.
pallavolo. Dunque una pagina sportiva molto ricca di incontri. E poi naturalmente alle 13 lo sport nazionale con le squadre di calcio nazionali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. La nostra informazione torna questa sera alle 19.30. Grazie, arrivederci. L'ennesima sconfitta casalinga a Covenate, che di fatto toglie le residue speranze di salvezza all'Alessandria Calcio, è costata la panchina a mister Marco Macchini. Ancora un cambio di allenatore per i grigi, quindi, anche se a questo punto del campionato potrebbe essere inutile. La società ha emesso in tarda serata di ieri il comunicato stampa che comunicava l'esonero del tecnico. La squadra è affidata momentaneamente al vice allenatore Jonathan Binotto, affiancato da Andrea Servili. Ancora quindi una giornata nera per il calcio alessandrino, che invece può gioire per i risultati dei campionati minori. Il ritorno alla vittoria dell'Acqui in Eccellenza, l'incremento del vantaggio in testa alla classifica dell'Ovadese in promozione, battendo la diretta concorrente al passaggio di categoria, la Santo Stefanese. Nel basket è andata male per la Bertrand Ertona in quegli scafati, 94-91 risultato, con i Leoni che hanno sempre inseguito gli avversari e che nel finale per un soffio non sono riusciti a sorpassarli. Nella pallavolo continua la serie positiva dell'acrobatica Alessandria, vittoriosa al tie break in quelli Santena, mentre in A3 maschile la Negrini Acqui, con la testa ai playoff, ha dato campo libero al Belluno Volley. I termali a tratti hanno mantenuto un buon inseguimento, mentre in altri frangenti sono risultati spenti e disattenti. Risultato finale 0-3, con parziali di 16-25, 22-25, 21-25. Nel fine settimana però i riflettori del mondo sportivo ne erano centrati sul tradizionale passaggio in provincia della classicissima di primavera Milano-Sanremo. Non rispettati i pronostici della vigilia, con la vittoria del belga Jasper Philipsen in volata, la corsa è stata caratterizzata da un imponente ritorno degli sportivi lungo le strade, ad applaudire i corridori, come ai vecchi tempi potremmo dire, quando per la Milano-Sanremo tutto si fermava. Il punto più assiepato dai tifosi è stato il piazzale antistante l'ingresso dell'autostrada 26 Amazone, dove la carovana ciclistica è transitata prima di affrontare il passo del Turchino. Ma la gente era ovunque ad applaudire, prima i 10 fuggitivi, poi l'intero gruppo. È bello pensare al ritorno di queste tradizioni che sembravano perse, ma che negli ultimi anni sono ritornate in auge prepotentemente. A Dovada ha avuto successo anche l'accoglienza dei protagonisti della Milano-Sanremo storica. Gli alunni delle quarte e quinte della scuola da Milano li hanno festeggiati al loro arrivo in enoteca, un'occasione di festa legata allo sport e all'appuntamento storico della classicissima che ogni anno passa sulle strade dell'Ovadese. Infine, con l'omaggio del calice celebrativo di Città Europea del Vino 2024, è stato rafforzato un rapporto di amicizia. Saluto, ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in rinforzo al nord Italia per quanto riguarda la giornata di martedì. Sole infatti protagonista, eccetto sulla pianura padana nelle ore più fredde del giorno, alla presenza di foschie e banchi di nebbia. In dettaglio sul Piemonte, contesto di assoluta stabilità atmosferica per la giornata di martedì, non mancheranno ampi spazi soleggiati, temperature massime decisamente oltre la media con punte di 17-20 gradi. Per quanto riguarda poi la situazione attesa per la giornata di mercoledì, avremo un po' più di nuvolosità, ma in un contesto in prevalenza asciutto e con temperature massime ancora ovunque oltre i 15 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.